Ragazzi, prima di lasciarvi al video, voglio solo ricordarvi che stasera, ore 20:30, saremo live sul canale per parlare insieme del Napoli e del calciomercato. Ci sarà con noi anche Vincenzino, quindi vi aspettiamo stasera. Mi raccomando, ore 20:30, trovate già il promemoria online sul canale. Detto questo, vi lascio al video. Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario del Darion e come potete vedere c'è ancora il buon Vincenzino. Questo video lo stiamo registrando praticamente ieri, perché voi avete visto ieri il video con Vincenzino, e questa volta siamo qui riuniti per parlare di Lukaku perché è arrivata praticamente l'ufficialità, diciamo. l'ufficialità delle visite mediche. Oggi Lukaku ha fatto le visite mediche e quindi lo andiamo a scoprire, andiamo a fare il classico video su ogni acquisto che abbiamo fatto quest'anno. Quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, cominciamo subito e andiamo un po' a conoscere, anche se Lukaku non è il classico giocatore che devi scoprire. A parte che lo conosciamo già Esatto, da esatto. Inter, Roma, Però non fa mai quindi. male, diciamo, andarlo a recuperare. Allora, parliamo di un 31enne e qua già possiamo dire che è un acquisto abbastanza anomalo se guardiamo gli ultimi anni, perché io non ricordo acquisti di 31enni, specialmente alle cifre che è stato preso Lukaku, perché parliamo di 30 milioni più una percentuale del 30% sulla futura rivendita, che sinceramente, cioè, quanto potrei rivenderlo a Lukaku tra 3 anni? Ma poco, ecco, quindi questa futura rivendita diciamo che conta fino a un certo punto. Classe 93, 13 maggio, lui è belga, nato ad Anversa, 1,91 m, quindi parliamo di un centravanti molto, molto grosso. Mancino, valore di mercato 30 milioni, quindi diciamo che è stato pagato quel che vale, 30 milioni. E sotto vedete le cifre del cartellino, 30 milioni più la futura rivendita, e sotto abbiamo l'ingaggio che a quanto pare non sarà di 6 come ci avevano detto settimane fa, ma di 8 netti più bonus per 3 anni e col decreto crescita 12. Lui usufruisce del decreto crescita, 30 milioni più 8 di ingaggio per 3 anni, quindi cifre molto molto, non dico pesanti, però È che a abbastanza un 31enne della Rendis non ha mai dato. no. Quindi già qua possiamo dire, cioè, è un attestato di stima, diciamo, di fiducia verso Conte Conte, importante, certo. perché altrimenti non l'avrebbe preso, ecco. Quindi possiamo andare avanti. Caratteristiche. Lukaku è il centravanti boa, ok? Quel giocatore che deve più che altro dialogare con i compagni, gioca a spalle alla porta. Uno Un potrebbe dire, no, attaccante che vuole la palla addosso. esatto, lo puoi anche sfruttare per esempio per i rinvii, visto che è grosso, può proteggerti la palla, Certo. può far salire la squadra. Quindi diciamo che è quell'attaccante che è l'attaccante tipo di Conte nel suo gioco, perché l'abbiamo detto più volte, è quel tipo di centravanti che vuole Conte. Uno potrebbe dire no, 1,91 m è grosso, quindi non è proprio, potrebbe essere macchinoso. Invece no, Lukaku è un giocatore che svaria parecchio per tutta la tre quarti, è molto Sì. mobile, dinamico, si Non è muove tanto, lento, non non è è lento. statico, non è l'uomo che sta dentro l'area di rigore e aspetta i cross, per esempio, no. All'icardio. Esatto, è uno che si muove parecchio. Poi ovviamente, essendo attaccante, una buona lettura delle azioni offensive, posizionamento, la finalizzazione, la freddezza, anche se sulla freddezza ci avrei qualcosa da ridire, perché ci ricordiamo gol storici di Lukaku, per esempio quello contro il Siviglia in finale Europa League. Tiro molto forte, gioca dello stretto con i compagni, quindi è il classico attaccante che fa bene, diciamo, nel gioco di Conte. Rendimento per quanto riguarda il campionato. Allora, ha esordito con l'Anderlecht in Belgio, 2 stagioni con 12 e 15 gol, poi va al Chelsea e viene girato un anno in prestito allo West Bromwich, dove fa 17 gol in 35 partite. Viene venduto all'Everton e diciamo che è lì che esplode definitivamente, perché io me lo ricordo, Lukaku all'Everton era una bestia Forte. incredibile. 15 gol primo anno, poi 10, poi 18, poi 25, il quarto anno in Premier League con l'Everton, 25 gol, stagione che poi gli varrà l'acquisto da parte dello United, 16 gol il primo anno, 12 il secondo, e poi arriva all'Inter con Conte. Quindi sono i 2 anni di Conte, 23 gol il primo anno e poi il secondo anno 24 gol l'anno dello scudetto con l'Inter. Diciamo che il miglior momento di carriera di Lukaku è stato con Conte all'Inter, Sì. vedendo anche i numeri. Non ha stato solo 2 partite, come possiamo vedere, 36 partite giocate in tutti e 2 anni, facendo comunque totale di 47 gol e 12 assist.
Una cosa importante da vedere anche da questi numeri è che non è solo uno che fa gol, ma li fa anche fare, perché gli assist ci sono. Ci sono, sì, specialmente certo. L'anno di il secondo anno all'Inter, 10 assist, quindi è andato in doppia. Poi torna al Chelsea, lo ricompra il Chelsea, non fa bene, 26 presenze con 8 gol. Viene poi ridato in prestito all'Inter con Inzaghi, e io mi ricordo che quell'anno lui all'inizio non giocò, era infortunato. Giocò Dzeko. Esatto, quindi 25 presenze con comunque 10 gol fatti. E poi l'anno scorso va in prestito alla Roma facendo comunque 13 gol in 32 presenze. Ora, con inizio di campionato con Mourinho. Con Mourinho, poi è arrivato De Rossi. De Rossi comincia a segnare anche Lukaku. Esatto, quindi considerando solo il campionato, lui ha collezionato 462 partite con 220 gol, 67 assist, anche qualche cartellino giallo, 36, e un totale di circa 35.000 minuti più o meno. Quindi una media di un gol ogni due partite. Esatto, quindi fa gol, fa fare anche gol. Diciamo che negli ultimi anni si sono abbassate anche le presenze, perché comunque la 21-22 salta 12 partite, 22-23 salta 13 partite, l'anno scorso 6 partite le ha saltate. Diciamo che il prime, no, il momento migliore della carriera di Lukaku forse è già passato, ok? Magari mo con Conte, non dico che arriva, che torna ai livelli dell'Inter, però un 16-17 gol se non li può 15-16 fare. Gol li può fare. È anche vero che quest'anno non c'è l'Europa, quindi dovrebbe in teoria, se sta bene, gioca tutte. Vi ho messo poi anche il rendimento in Coppa. Allora, Lukaku presenza in Champions ce l'ha, tante presenze anche con lo United, qualche presenza anche in Europa con l'Anderlecht. Comunque lui ha praticamente 93 presenze tra Champions League, Europa League e anche il mondiale per club che ha fatto col Chelsea, 50 gol in 93 partite, quindi qua la media si alza, e 14 assist. È un giocatore che ha anche esperienza internazionale, che si spera sarà utile anche l'anno prossimo, sperando che il Napoli torni in Europa. Facendo la somma tra tutte le competizioni giocate in carriera, più di 600 presenze, 309 gol con 90 assist, in generale un gol ogni due partite, siamo lì più o meno di media. Sì, più o meno. Numeri comunque buoni, possiamo dire, ottimi, specialmente in Europa. In Europa difficile trovare un giocatore che fa tutti questi gol. Esatto, quindi dal punto di vista dei numeri ci siamo. Qua ho messo un riepilogo a livello di ruoli. Lukaku una punta, più di 500 partite da punta. In casi proprio di estrema emergenza ha messo ala, però il suo ruolo è la punta. E poi a destra un recap delle competizioni giocate, tante presenze in Premier League, tante anche in Serie A, quindi è anche un calciatore che conosce già la Serie A, quindi questo è un ottimo vantaggio. Presenze in Europa, in Champions League, varie coppe. E quindi è un attaccante che comunque tutto sommato l'esperienza ce l'ha. Io sono andato a vedere un po' i gol in generale, erano più di 300, quindi non me li sono messi a guardare uno a uno, però abbiamo tantissimi gol col sinistro, che è il suo piede naturale. Ha fatto gol anche col destro, quindi lui non è il classico mancino che usa il piede destro solo per camminare, però lo sa usare anche il destro. Ovviamente colpi di testa, perché è bravo nel gioco aereo. Tapin e rigori. In carriera 43 rigori calciati, 6 sbagliati. E io quindi qui ho messo la domanda: sarà il rigorista del Napoli? Io penso proprio di sì, perché comunque la skill dei rigori ce l'ha, molto probabilmente sarà il rigorista del Napoli. Magari forse se lo può giocare con Kvara, loro due saranno. Diciamo che sono loro due i principali indiziati. Non ci sono gol su punizione, quindi non è un battitore di punizioni, e quindi possiamo andare avanti. E andiamo agli infortuni. Ecco, questa forse è la nota dolente di Lukaku, perché comunque ha avuto degli acciacchi durante la carriera, però la maggior parte di questi infortuni sono lievi. Vedete, due partite saltate, tre, quattro. È un giocatore abbastanza sano. Sì, ogni tanto c'ha quello stop un pochino che ti fa saltare quelle due o tre partite. Molto fa la preparazione atletica di questo giocatore, quindi è lì che veramente vedremo se Lukaku potrà performare nel Napoli. Se vediamo il periodo all'Inter con Conte, lui praticamente in due anni ha saltato 8 partite. Niente. Quindi è veramente niente. L'anno scorso, per esempio, ne ha saltati 5 in un anno.
Il periodo, diciamo, peggiore l'ho avuto quando è tornato all'Inter la seconda volta con Inzaghi, 14 partite saltate, e nello stesso anno ne ha saltate altre 6, quindi quello è stato, diciamo, l'anno peggiore sì. dal punto di vista fisico. Quindi in generale, comunque lui, vedi, tra le 5 e le 6/7 partite all'anno le salta storicamente, e poi c'è stato il periodo, diciamo, peggiore tra il 21 e il 23. Quindi diciamo che è un giocatore integro, sì, però ogni tanto quell'acciacchetto ce l'ha. Non okay. come Osimhen, però. Non come Osimhen, però ce l'ha ogni tanto l'acciacco. E io dico anche una cosa: secondo me dobbiamo anche considerare l'età, perché lui adesso ha 31 anni, quindi certo. potrebbe aumentare, diciamo, il rischio di infortunio andando avanti con l'età. Dipende da come sarà la preparazione che preparerà Conte. La preparazione l'ha fatta con Conte, quindi dobbiamo pure capire come arriva, e quello è diciamo, il dubbio principale. Queste sono le stats di Lukaku dell'anno scorso, quindi stagione alla Roma. L'heatmap è molto chiara, l'abbiamo detto prima, attaccante molto mobile, molto dinamico. Fa anche fase difensiva, vedi, c'è molto calore anche nella tre quarti sua, ovviamente difende anche sugli angoli. Sì, sì, sì. Quindi è un attaccante molto mobile, non è il classico bomber che sta in area di rigore e aspetta i palloni. Per quanto riguarda le stats, diciamo, non sono stats proprio entusiasmanti, però... le cose che più balzano all'occhio sono i gol non sul rigore, che sono abbastanza buoni, 0.48 ogni 90 minuti. Passaggi progressivi ricevuti, quindi movimento senza palla di Lukaku e palla che gli arriva, diciamo. Ovviamente le stats difensive sono, diciamo, negative, perché lui comunque è un attaccante, però passaggi aerei vinti, quindi sul gioco aereo c'è. Non è uno che tenta tantissimi passaggi, nonostante il fatto che lui comunque giochi come boa. Nella percentuale di completamento dei passaggi, diciamo, non è celle per precisione di passaggi, però diciamo che tutto sommato è un attaccante comunque che si sacrifica per la squadra, aiuta la manovra. Ora, confronto con Osimhen, perché è inevitabile fare il confronto con Osimhen. Il grafico rosa è quello di Osimhen, il grafico blu è quello di Lukaku. Grafici sempre riferiti alla stagione scorsa. Premessa importante: io non so sinceramente se c'era un attaccante in questo momento che andava a migliorare, diciamo, che poteva essere un upgrade rispetto a Osimhen. Era Gyökeres, diciamo, forse. Gyökeres, però 100 milioni. Quindi tenendo conto della disponibilità economica del Napoli, diciamo che forse un po' chiunque era un peggioramento. Però diciamo che tu sei andato a prendere l'usato garantito, e che già conosce Conte, che già conosce il suo modo di giocare, quindi si è andato un po', diciamo, su quello che dovrebbe essere una certezza, almeno nell'imminente. Detto questo, Lukaku è migliore nei duelli aerei, 66%, mentre Osimhen è 55%. Nei XG, 94 Osimhen, 44 Lukaku. Nelle azioni offensive, molto meglio Osimhen. Diciamo che in generale, come abbiamo detto prima, diciamo che trovare uno migliore di Osimhen era difficile. Solo, diciamo, Lukaku ha un po' più l'assist nelle sue, sì, nelle sue caratteristiche. Gli expected assist sono più alti, e poi i duelli aerei. È leggermente meglio anche nei passaggi ricevuti. Vedi, 23.9 Lukaku, 20.7 sì, sì, sì. Osimhen. Comunque, diciamo che Osimhen era più il finalizzatore, ok? Sì, sì. Invece Lukaku è uno che aiuta anche la squadra, che pensa anche a fare l'assist, ecco. Quindi, ripeto, cioè, prendere uno migliore di Osimhen oggi forse era troppo complicato. Era solo Gyökeres, però Gyökeres era imprendibile oggettivamente. Qua ho messo delle heatmap a confronto. A sinistra Lukaku e a destra Osimhen. Comunque Osimhen, anche lui molto mobile, però vedi, c'è molta più concentrazione di calore nell'area di rigore avversaria. Quindi Osimhen, diciamo che era un po' più, appunto, dentro l'area di rigore. Poi ovviamente dipende anche dal gioco, perché per esempio l'anno scorso c'hai avuto Garcia, Mazzarri, Calzona. È anche un po' influenzata dall'anno che c'è stato l'anno scorso. Però diciamo che sono due giocatori che hanno un modo di giocare diverso. Sì. Chiudiamo con, diciamo, la parte tattica, anche che se qui c'è molto poco da dire, cioè 3-4-3, Lukaku al centro. Io però ho messo anche un'altra variante, che è il 3-5-2, che secondo me ricorda le vibes dell'Inter di Conte, con una coppia Lukaku-Lautaro, che potrebbe essere
Lukaku Raspadori, Lukaku Kvara, cioè, anche Neres può far bene lì. Perché noi, se guardiamo appunto il momento migliore di Lukaku in carriera, qual è stato? Quella all'Inter di Conte. Ma l'Inter di Conte giocava con vicino Lautaro, giocava nell'attacco a 2. Quindi secondo me il 3-5-2 potrebbe essere un modulo che può valorizzare Lukaku, specialmente se gli metti vicino uno che gli ruota attorno, per esempio Kvara, ma pure un Raspadori. Per esempio Raspadori nel 3-5-2 potrebbe giovarne. Anche Neres, ce l'hai le alternative per, diciamo, come gregario vicino a partita Lukaku. In corso puoi cambiare come vuoi avendo Lukaku. Se guardiamo il periodo all'Inter, 3-5-2 metti vicino a Lukaku la seconda punta che gli svaria, potrebbe rendere meglio. Però diciamo le alternative queste sono o 3-5-2 o 3-4-2-1. Molto dipenderà anche dagli altri arrivi, perché per fare il 3-5-2 comunque ti serve la mezzala, certo. Ti serve lo Zielinski che non c'hai più. Dipende. Ci sono varie alternative. Esatto. Nelle partite. Tra l'altro Conte disse saremo duttili tatticamente, quindi io dico che nel 3-5-2 può essere valorizzato meglio, poi ovviamente vedremo come verrà sfruttato. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Così velocemente, un tuo parere, Vince, su Lukaku, cioè il Napoli ha fatto bene a prenderlo, ha fatto la scelta migliore. Allora, il Napoli ha fatto bene a prenderlo perché Conte lo voleva. Ok. L'errore per me è stato prenderlo adesso e non prenderlo un mese prima. E ci siamo. Quindi non dico di prenderlo in Trentino al ritiro classico, ma di prenderlo almeno a Castelsangro. Castelsangro, l'attaccante doveva essere già presente per me. Anche perché noi adesso abbiamo il dubbio, l'incognita e la condizione fisica, e quello è il problema. Ora, sicuramente qualcosa avrà fatto. Io penso che Conte in privato gli avrà detto: fai questo, allenati in qualche avrà modo. Avrà avuto però già, secondo me, un po' di preparazione l'avrà fatta come vuole Conte. Però diciamo il grosso non lo sappiamo. Il grosso è stato, diciamo, poi ricordiamo comunque sì, che Lukaku, essendo un attaccante grosso, in generale gli attaccanti grossi ci mettono un sacco a entrare in condizione, okay? Vedi il Zapata della situazione, che l'attaccante quindi è un po' più simile che un attaccante pesante. Sì, sì. Mettono tanto, dopo un infortunio ci vuole un po' di tempo per farli riprendere. Quindi c'è l'incognita della condizione. Dal punto di vista, diciamo, tattico, comunque la garanzia è che c'è Conte, quindi sa come lavora, cosa vuole, sì. Quindi su questo aspetto, diciamo, dal punto di vista dell'ambientamento non sarà un problema. No, non penso. Considerando che sarà anche rigorista, diciamo 20 gol, 15-20? 18 gol per me. 18 gol, qualche assist pure qua 18 là. Gol e 6 assist, bella, okay. Tutto così. E secondo te ci sarà già sabato? Dalla panchina? No, sabato non per... Dalla panchina sì, dalla panchina potrebbe. Ecco, quindi ragazzi, questo è quanto. Prendere uno migliore di Osimhen era difficile. Con i prezzi che girano, comunque si è andato a prendere quello che dovrebbe essere un usato garantito. 2-3 anni, poi si vedrà. Io non penso che recupererà cioè non è che un investimento, è un investimento a perdere questo. Sì. Perché io non penso che fra 3 anni riesce a vendere un 34enne bene, o poi se ci riescono fa applausi, cioè. Però hai fatto un investimento perché te l'ha chiesto l'allenatore, per il presente e per il futuro vicino, sì. Perché parliamo di 3 anni, ecco. Quindi questo è quando, ora aspettiamo soltanto il tweet di ADL. Ora oggi ci sono state anche le visite mediche per McTominay, quindi ragazzi il video di McTominay ve lo pubblico domani perché era difficile farlo oggi. Dando per fatto McTominay, pure manca l'esterno destro, mancherebbe un centrocampista alternativo allo Botka e poi abbiamo finito. Secondo me mancherebbe anche un difensore, però non penso che arriverà. E poi le uscite, Foloruscio, Gaetano. Quindi ragazzi, questo è quanto per il video su Lukaku. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Date, se vi è piaciuto, voto. Dateci un voto anche voi alla trattativa. Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, il perché. Lasciate un bel like, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. È tutto gratis. Quindi ciao, Vincenzi, ragazzi. Grazie per aver partecipato a questo video. Noi ci vediamo domani con McTominay. E sempre Forza Napoli. Ciao.